Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere come sostituire il filtro dell'aria di una Mercedes GLA versione X156 dal 2015 al 2021. E praticamente la versione dell'X156, praticamente questa versione ha il filtro dell'aria in questa forma, quindi non rettangolare, diversa dal solito. Allora, io ho ordinato un filtro BMC, chiaramente costa molto di più rispetto al filtro tradizionale, quindi se il filtro tradizionale lo pagate intorno ai 8, 9, 10 euro, questo costa 65 euro, però è un filtro lavabile, quindi se lo montate non avrete più bisogno di sostituirlo finché non date via l'auto o per causa di forza maggiore. Però ecco, questo è il filtro, ordinato su Amazon, eBay, lo trovate facilmente. Prima di tutto, sigla. Eccoci, la cosa che dovete fare è individuare appunto l'alloggio del filtro, quindi eccolo, svitare con una chiave T20, chiave Torx T20, svitare appunto le quattro viti che trovate qui, quindi senza smontare il mondo, diciamo, dovete solo svitare le viti, attenzione a non perderle, anche se sono ben incastrate. Eccole un'altra. Farò questa operazione, dopodiché ogni volta che cambierò farò il tagliando, non avrò più bisogno di sostituire, solo un tipo di detergente fatto appositamente per la pulizia del filtro lavabile, quindi filtro d'aria sportivo in questo caso. E niente, tanto svitiamo queste viti, è un'operazione molto semplice, quindi basta avere la chiave giusta, nel caso mio è leggermente spanata la chiave, quindi ho paura di andare a spanare anche le viti Torx presenti nel airbox, diciamo, ecco. Ok, e siamo a 3 e svitiamo il quarto, eccolo qua. Operazione molto semplice, che non vi serve il meccanico, non vi serve l'elettrauta, non vi serve nessuno, un po' di coraggio, una chiave giusta e via. Ok, e il filtro ovviamente, questa è un'operazione, potete farlo pure col filtro originale, ovviamente c'è col filtro originale Mercedes, con filtro semplice della Mercedes, quindi quello che dicevo prima, per il costo di 8-15 euro a seconda della marca, pure quello. Questo normale è un filtro duraturo che comunque diciamo da prestazioni diverse, chiaro, non aumentano i cavalli, non succede nulla a livello potenza motore, però l'auto chiaramente respira meglio, ecco, come vedete, guardate, qui sotto c'è un filtro, come dicevo, tradizionale, quindi vediamo pure la sporcizia, ovviamente, e voilà, nero, come vedete è nero, è stato sostituito qualche anno fa credo, però è normale che, come vedete, pure l'usura. Ok, eccolo qua, tiriamo fuori il nostro bellissimo filtro. Se vedete la differenza dello spessore, c'è, però ha un altro tipo di tela, un altro tipo di consistenza, eccetera, rispetto a questo semplice. Andiamo ad infilarlo, tiriamo su come prima, troviamo il verso, semplicissimo. Scusate, ma sto facendo con una mano perché ho il cellulare in un'altra mano per fare la ripresa, chiaramente diventa un pochino più complicato. Ecco, a pressione
eccolo, è il suo praticamente, bellissimo, pure rosso, che vuoi di più? E in descrizione vi lascio il link dove potete acquistarlo per la bellezza di 60-65 euro, comunque nei siti, vari siti Amazon, eBay lo trovate tranquillamente, ma anche in negozio ovviamente di autoricambi, quindi reperibile molto facilmente. Andiamo a chiudere, messo, chiudiamo, eccoci. Dopo aver chiuso per bene, prima puntate le a croce, ovviamente prima questa, poi questa, poi questa e questa, come un po' i bulloni delle ruote, poi diamo l'ultima stretta, quindi l'airbox si chiude paro, quindi schiaccia il filtro e il bordo è esattamente uguale da tutti i lati, chiuso ovviamente. E niente, che dire, questo o questo? Ovviamente questo, più performante, lavabile, c'è scritto anche nelle istruzioni, va lavato ogni 25.000 km e niente, non cambiato come erano una volta questi, quindi credo che sia tutta un'altra cosa. Bene, qualora il video vi sia piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Un saluto a tutti, Adrenalinas, ciao!